Hacha. Hacha, ¿qué es lo que Mon hacha fui. Si tu mo dici un bacio. Ha maledetto parilotto. Non c'è bene. Ha maledetto parilotto. Non tengo paura l'amore. DNA di Punta Corsara c'è un po' di Emilia. Marco, certo. Martinelli parla di voi come di un suo orgoglio. Ci racconti com'è nata questa storia? E tutto nasce perché appunto Marco fu invitato a portare il suo bellissimo lavoro che fa con le albe, con il teatro delle albe, con gli adolescenti, fu invitato a portarlo a Napoli e a Scampia. E quindi nel 2005 nasce a Napoli, su invito del Teatro Mercadante, il progetto Arrevuto, e che era appunto questo provare a portare la Moscola a Napoli, innanzitutto a Scampia, ma poi in tutta Napoli. E il progetto Arrevuto appunto prevedeva tre grandi riscritture sui classici, appunto coordinate da Marco, dirette da Marco, con tutta una serie di persone, prima delle albe e poi di teatranti napoletani che lui cooptò per aiutarlo. E durò 3 anni in pratica, diciamo, la prima parte del progetto. E voi quanti anni avevate? Allora, io diciamo ero uno dei teatranti cooptato da Marco come guida, non conoscevo ancora il lavoro, diciamo, della Moscola fatto dalle albe, ma conoscevo le albe da tanti anni e mi innamorai profondamente del modo in cui lui aveva di rapportarsi agli adolescenti, lui e tutte le albe, cioè tutte le persone che lo accompagnavano e che lavoravano con lui. Da lì, e poi invece i ragazzi che ora sono gli attori di Punta Corsara, quindi io fui coinvolto come guida, mentre invece i ragazzi avevano 15-16 anni, insomma, all'inizio. Dopo questa prima parte, appunto, triennale, nacque il progetto Punta Corsara, che invece era un progetto di formazione professionale ai mestieri dello spettacolo, da cui praticamente poi è nata la nostra compagnia. E continuate a lavorare a Scampia? Allora, continuiamo a lavorare a Scampia perché alcuni di noi fanno ancora parte del progetto Arrevuoto, ma il luogo che era l'auditorium di Scampia non è diventato un teatro come ci si aspettava, è stato bloccato perché in qualche modo non ci si è mai riusciti a prendere la responsabilità politica a Napoli di farlo diventare quello che poteva essere e dopo anni, quindi in qualche modo poi di solitudine, nel senso che è diventato un luogo solo, mentre prima era un luogo abitato da tantissime persone. E anche da tantissimi artisti che sono venuti a fare artisti per il progetto, ma non solo, tantissime associazioni pure del quartiere, insomma, quindi l'idea era quello di farlo vivere non da soli, ma assieme a tutti i gruppi del quartiere, e invece in pratica è stato quasi abbandonato. E ora, ci tengo a dirlo, poiché c'è stata una situazione molto drammatica, per cui tanti rom sono dovuti andare via, diciamo, dai posti dove vivevano, in questo momento ci si stanno ospitando moltissime famiglie rom in una situazione abitativa tra l'altro drammatica, tragica, e quindi ora invece, diciamo, è nuovamente abitato, ma in quest'altro senso, perché non si riesce a risolvere la situazione abitativa. Tant'è vero che anche al Arrevuoto di quest'anno probabilmente non riusciremo a provarlo lì in auditorium e stiamo cercando un altro luogo dove poterlo provare. Massimo Marino scrive su 00 che per trasformare un classico in una scarica elettrica ci vuole una grande tradizione, non importa se direttamente attinta o solo respirata. Allora, chi sono i vostri padri, le vostre madri e la via di Scampia? Quanto ha contato in questa formazione? Allora, non ha contato Scampia in sé come quartiere, che tra l'altro è un quartiere relativamente giovane, però ha contato la grandissima tradizione, che non è affatto giovane, napoletana e campana del teatro. In qualche modo, quando abbiamo cominciato con Marco a lavorare con i ragazzi, sentivamo che c'era qualcosa di vivo, che arrivava attraverso la lingua, prima di tutto, ma anche attraverso qualcos'altro, come delle storie raccontate, antiche, che continuavano ad essere vive. Tant'è vero che alcune delle famiglie degli attori del gruppo fanno teatro da tantissimi anni, hanno compagnie amatoriali e in qualche modo fanno Scarpette, Edoardo, da 30 anni. Quindi Marco ed io sentivamo che era viva, che c'era qualcosa di vivo in quello,
E io personalmente venivo da tutt'altra storia, non mi ero mai veramente, ho cominciato a lavorare con Enzo Moscato, che tra l'altro, diciamo così, è nel 94 che è presente in questo bellissimo progetto che è a studiare il teatro, e non mi ero mai, dire, quindi mi ero relazionato con il teatro napoletano degli anni 80, non mi ero mai veramente relazionato con la tradizione. Quello di creare questo gruppo con questi attori potenziali ha permesso a me di relazionarmi con quella tradizione che si sentiva viva. Allo stesso tempo però tentando umilmente di portare avanti le parole come dice Edoardo, no? La tradizione è utile se può essere un trampolino di lancio per rinnovarla come lui e come i grandi prima di lui hanno fatto e l'hanno rinnovata, noi abbiamo e stiamo provando a farlo a modo nostro e quindi facendo dialogare anche per restituirle, diciamo, un certo peso in qualche modo, autori come Petito, diciamo Petito, ma anche altri, con Alexander Bloch, con Shakespeare, oppure riportando Molière a Napoli, quindi con la grande tradizione europea. Per dimostrare un poco di quella, cioè per dimostrare, non è una dimostrazione, perché sentiamo che un poco di quella tradizione viene anche da noi. E che noi magari dipendiamo un po' da quella tradizione, che quindi in realtà non sono così distanti come magari a volte può sembrare. E c'è un metodo Punta Corsara per la creazione degli spettacli o del personaggio, che è uno dei nuclei, no? Allora, Punta Corsara intanto comincia ad avere ben due anime, nel senso che ci sono sei regine, e c'è un nuovo regista che ha fatto un primo lavoro che si vedrà domani, che è Io, mia moglie e il miracolo, che è Gianni Pastorella, e che ha una comicità diversa. Quindi intanto cominciano a vivere e a palesarsi veramente due anime che convivono all'interno del stesso gruppo, ma che hanno delle affinità e delle differenze. Per quanto riguarda un metodo, Punta Corsara, sicuramente c'è qualcosa che io cerco nelle regie. Io nelle regie cerco di trovare le regole del gioco, per cui l'attore possa giocare all'interno di questa macchina che si crea, questa macchina dello spettacolo. Non per niente, anche il fatto che spesso nei miei lavori gli attori muovono le scene e quindi collaborano al cambiamento dello spazio scenico. E in questo segno, cioè nel segno di un gioco che non si gioca singolarmente, ma si gioca in gruppo e dove si è tutti partecipi del gioco come una partita, come un nascondino, come un mosca cieca, così, in questo modo. Decidiamo le regole che sono diverse per ogni testo o tema che si intende affrontare. E proprio come raccontavi, allora gli attori di Punta Corsara sono diventati tecnici sapienti di Dioniso, come dice Marco Martinelli, contagiati dallo sfregamento dei legnetti del Teatro delle Albe. E anche voi adesso cercate di contagiare con un non metodo o con un metodo altri ragazzi, altri Abbiamo adolescenti. la fortuna da anni di collaborare ancora col Teatro delle Albe per le non scuole. Quindi assieme al Teatro delle Albe abbiamo portato avanti la non scuola a Lamezia Terme, Caposutta. Io e Alessandro Arniani, che è un bravissimo attore che penso da poco avete visto in Va Pensiero, dove interpretava questo vigile. E abbiamo condotto un laboratorio a San Chirico Rapallo, in Basilicata e a Matera, con dei giovani migranti, adolescenti migranti e adolescenti del luogo. E quindi abbiamo molte collaborazioni nel segno della non scuola. E poi, parallelamente, continuiamo i laboratori di Arrevuoto, che è un progetto che continua a essere finanziato dal Teatro Mercadante, che è diretto da Maurizio Bravucci, uno degli sceneggiatori di Gomorra, sceneggiatore anche dei film di Leonardo Di Costanzo, e che è un progetto che è arrivato al tredicesimo, quattordicesimo anno, dal 2005, insomma, ho perso il conto, e quindi continuiamo a lavorare su Napoli. Io quest'anno, ad esempio, sto lavorando a Scampia con il gruppo con cui avevo cominciato nel 2006, di Chiron Mecchinò e dei giovani, diciamo, di Scampia, e continuiamo a lavorare con gli adolescenti invece in questo altro progetto. Quindi sì, da una parte produciamo spettacoli e dall'altra
lavoriamo con gli adolescenti, ma il lavoro con gli adolescenti è sempre un modo anche per scoprire, per in qualche modo, dei testi, per capire se possono funzionare, per mettersi alla prova, per scoprire altre cose che poi tornano continuamente anche nella creazione vera e propria e nella produzione. Non sono due, diciamo, bacini separati, ma sono assolutamente due livelli del lavoro che facciamo, che però sono intersecati, in qualche modo hanno, si nutrono dalla stessa fonte. Veniamo agli spettacoli. In questi 10 anni ne avete prodotti sette. Sette. Qui ne vedremo 3. Ce li racconti proprio in 10 parole l'uno? Il primo è questo Amleto Travestì, il nostro spettacolo Felice, nel senso che ha avuto un bellissimo debutto a Castrovillari, visto che appunto sempre a sud del teatro c'è anche Saverio La Ruina, un bel po' di anni fa ormai, ed ebbe subito un grande riscontro di critiche e di pubblico contemporaneamente. E l'Amleto nasce perché a un certo punto dovevamo trovare il coraggio per affrontare questo testo, che in qualche modo c'era stato commissionato, c'era stato chiesto se volevamo lavorare su questo testo dal Teatro Franco Parenti. Claudia Cannella e Sara Chiappoli avevano organizzato la rassegna Fadala, cioè una serie di gruppi preparavano degli Amleti, e da lì per trovare il coraggio abbiamo trovato questa riscrittura che era, diciamo, una burla dell'Amleto di John Poole dell'inizio 800, da cui abbiamo rubato solo il nome, dove travestì significa burlato, preso in giro. Facendo un balzo di 50 anni più avanti, Antonio Petito amava scrivere parodie, il più grande Pulcinella della seconda metà dell'Ottocento, e prendeva in giro, parodiava niente di meno che il Faust di Goethe, inventandosi un personaggio che si credeva di essere il Faust. Questo cortocircuito porta la scrittura originale che è l'Amleto, cioè un giovane napoletano che si identifica col personaggio shakespeariano perché non ce la fa più fondamentalmente di vivere nel quartiere, nella famiglia in cui vive, e forse non ha il coraggio di dirselo. E la famiglia, per farlo risalire, al contrario che nell'Amleto originale il teatro viene usato per far uscire la verità, insomma per capire qual è la verità, in questo caso viene usato a scopo terapeutico per far tornare in sé, nel suo ruolo, Amleto. Ma questo scatena dei cortocircuiti nella famiglia, nel quartiere in cui la famiglia vive. Questo è l'Amleto. Ancora una famiglia disequilibrata, un po' linciana, è quella di Io, mia moglie e il miracolo, assolutamente, di Gianni Vastarella, con la regia di Gianni Vastarella, il primo lavoro della compagnia tutto in italiano, che appunto è stato scritto però da Gianni, che nasce a Scampia e da col napoletano, e che ha una lingua madre che è il napoletano, che è fortissima, quindi siamo molto contenti di questo. È sempre un lavoro ironico, sempre un lavoro in qualche modo comico, ma con una comicità surreale e appunto linciana. È un giallo in cui c'è una strana famiglia e una bambina che è scomparsa. E quindi in questa situazione i personaggi che sembra quasi abbiano perso i contatti tra loro, non ci tocchiamo mai, è un lavoro quasi tutto frontale, quindi diverso dai nostri spettacoli, rimane però la comicità che però diventa appunto più allucinata. Con l'ultimo appuntamento è invece all'Arena del Sole, la sala dedicata a Leo De Bradinis. E cosa vedremo lì? Il cielo in una stanza, scritto con Armando Pirozzi, drammaturgo napoletano che ha vinto quest'anno l'Ubu con un testo che si chiama Il quaderno per l'inverno, che ha messo in scena Massimiliano Civica, grande amico del passato, e lui lavorava con me con Enzo Moscato, eravamo attore nel 94, andammo proprio assieme a Sant'Arcangelo, che era diretta da Leo De Bernardinis. E quindi è un onore, diciamo, fare questo spettacolo, tra l'altro, nella sala indicata a Leo. È un lavoro, tra virgolette, storico, è un lavoro che racconta una storia che comincia negli anni 50 e finisce nel 96. L'azione principale si svolge nel 96, ma ci sono una serie di flashback
che tornano indietro nel tempo e che raccontano la storia di una coppia che compra una casa alla fine degli anni 50, ma allo stesso tempo raccontano anche dell'emigrazione italiana a Berna, in Svizzera. A differenza dei lavori precedenti della Manito, che chiaramente ha la struttura farsesca, questo lavoro invece, richiama in qualche modo più Edoardo, tant'è vero che l'azione principale è come, si divide nei classici tre atti della commedia edoardiana, ma a differenza di Edoardo viene smontata da dentro con questi flashback. E in qualche modo anche uno dei personaggi principali, che è Alcenero, è un po' il personaggio mitico magico, come zio Nicola, no? Appunto dei personaggi di Edoardo, che però è come se prendesse la parola, prendesse il sopravvento e dicesse la sua. Il cielo in una stanza, perché la canzone di Mina, e perché rappresenta appunto un sogno dell'Italia di quegli anni, un boom economico, un sogno economico, il sogno di una casa, e però è anche il cielo che entra nella stanza, perché si racconta di un crollo, e quindi delle macerie di un palazzo i cui abitanti continuano a vivere, diciamo, in queste macerie per 10 anni, e provano a fare i conti con quel sogno degli anni 60, per capire quanto ancora diciamo, accolpa il passato. E quanto bisogna trovare, quanto ci si deve interrogare sulla colpa, quanto la colpa è generazionale, quanto noi abbiamo la colpa e come assieme possiamo invece forse trovare una strada e provare a vivere in un'altra casa, in un altro mondo. Quando sei qui con questa stanza Via Miracolo a Milano 43, mamma mia. E a me mi pare proprio un miracolo se ci riusciamo a comprare questa casa, ce la sei. Un miracolo? Avvocato! Benvenuto nel Tafagno. Il buco ad oggi in Svizzera nel 1955 prevede per la perdita della mano destra 7.000 franchi. 1 milione di lire. Ora che avete questa piccola somma da investire, la cosa migliore è farlo con una casa. È quello, io dovevo perdere la mano per potermi comprare questa casa.